Ora, uno, due, siamo partiti su Facebook, possiamo controllare su Facebook se va. Allora, vediamo. Sì, siamo in diretta su Facebook. Ok, adesso. Mi assento solo 2 minuti per fare delle cose tecniche con i cavi. Tanto se vuoi puoi leggere anche delle poesie o fare qualsiasi cosa, intrattieni. Vabbè, vediamo. Non penso mai di prenderne qualcuna. Per chi si fosse già messo in ascolto, buonasera. Manca un quarto d'ora circa prima di iniziare la trasmissione. Nel frattempo, in attesa dell'apertura della serata, vi leggerò una poesia in francese che è un omaggio al piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. La poesia è mia, ben inteso. L'omaggio, Omaggio au Petit Prince. Désert, le monde des adultes, jardin, celui des enfants, l'étoile, l'image d'eux, le renard, la sagesse
la prendre, la rose, l'amour et l'amitié. Les hommes, les plantes numérotées, les planètes numérotées, accompagnées de leurs défauts et vertus. Une société qui n'a pas mûri. Et l'écrivain médite sur lui, sur sa vie, en n'osant plus dessiner ou en oubliant d'avoir été un enfant. Apprendre à écouter quiconque lui fait des demandes. Et sa prise de conscience raconte que l'amour, souveraine de tous les sentiments, règne dans tous les déserts comme l'eau enfouie sous le sable. Il suffit juste de creuser pour qu'il jaillisse une source. Wow! Ma ci sei. Eccomi, ci sono. Mancano 10 minuti, benvenuti a Bene. tutti alla rubrica La Mucca Pazza, ora in compagnia di Anna Giordano. Siamo irriducibili, siamo quelli della notte, quelli della Mucca Pazza. Siamo qui per farvi compagnia, non solo con poesie, arte e cultura, ma anche con un po' di satira, sperando che poi si aggiunga anche Fabio Degan, che ha sempre delle cose molto carine, piccanti. No? Non è vero? E aspettiamo anche il grande. Mi fai ricordare qualcosa? Mi fai ricordare qualcosa parlando di satira, aspettando le 22? Prego. Durante il Covid ho composto su questa sapore di salsa, spero di trovarla, una poesia. No, è Mani Grandi. Sulla pandemia, Allora, senza fine. aspetta un attimo. Il y a deux amis qui sont en train de suivre. Attends. Alors, je voulais dire, il y a des amis qui sont en train de nous suivre. Il y a Pierre. Salut Pierre. Il est à Gerba en ce moment. Bonsoir, Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir Peggy, parce que je sais que tu es là, toi aussi. Et ça me fait vraiment énormément plaisir. E Paola Pilotti aussi è là. Ciao Paola Pilotti, che sei collegata anche tu in questo momento. Grazie a tutti voi. Allora, un attimino. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Paola. Buonasera. Ecco. E mentre aspettiamo di collegarci, perché tanti si chiederanno, allora, il y en a qui se demande ce qu'on fait. Alors, con cette émission est plurilingue, et donc on va parler en espagnol, en français, en italien, car il y a des invités ce soir qui vont nous rejoindre de la Colombie. Ce sont des artistes. Il y a aussi un photographe, metteur en scène italien, et donc on attend, parce que bon, il est quelle heure là? On commence à 22 heures, donc dans 10 minutes presque. Bonsoir à tous. Je vous rappelle que nous avons deux émissions hebdomadaires. La Mucca Pazza, celle-ci, le jeudi soir à 22 heures, de 22 heures à 23 heures, parfois même plus tard. Et donc le vendredi matin à 10 heures, ça veut dire demain matin. Voilà, la vache folle, c'est ce soir, la Mucca Pazza. Et demain matin à 10 h, une émission dédiée complètement à la poésie. Busca. Allora, buonasera a tutti. Io sono Gian Bruschini, in compagnia di Anna Giordano, qui presente, virtualmente presente, perché è come se fosse qui. Aspettiamo Mario De Rosa, Fabio Degan, Luana Trabuglio e altri amici che si collegheranno. Allora, on va parler de quoi ce soir?
On parlera d'un metteur en scène photographe, d'un service intéressant sur une actrice italienne. On va même vous montrer des photos extraordinaires sur un service qu'il vient de réaliser sur elle, sur cette actrice qui s'appelle Loretta Rossi Stewart, une actrice italienne, qui est en train de réaliser ou bien de faire des études assez intéressantes sur la déesse mère de la mythologie. Et au hasard, il arrive que je viens presque de terminer un livre sur le même sujet, et donc on va de concert unir nos études pour réaliser un documentaire, un film documentaire bientôt. E mentre aspettiamo, appunto, Claudio, e un attimino, volevo mostrarvi, Grazie. intanto vi mostro la copertina, anzi no, devo togliere questo sfondo perché è antipatico, perché mi impedisce di mostrare altre cose. Allora, un secondo soltanto. Eccoci qua. Allora, vi volevo mostrare la copertina dell'ultimo numero della rivista Cultura Magazine. Questa è una bozza, ma il prodotto è elettronico per permettere a tutti di cliccare sui link. Anna sa bene di cosa stiamo parlando. È una rivista gratuita internazionale dedicata all'arte e alla cultura. Diciamolo pure in francese, Anna, visto che Io pure. faccio la traduzione simultanea anche in francese mentre tu parli in italiano. Va benissimo, dai. Allora, Cultura Magazine numero 97. La déesse mère, la dea madre, con Loretta Rossi Stewart, attrice italiana, e il servizio fotografico di Claudio. E cosa volevo dire? Claudio Donati tra poco si unirà a noi, e nel frattempo aspettiamo anche un altro amico colombiano che abbiamo poco fa pubblicizzato. E Anna ha letto una poesia straordinaria. Carlos Montes. Sì, Charlie o Carlos, se ci sei, vieni pure avanti. Allora, vediamo perché mancano 3 minuti. Io direi Sì. che faremo le presentazioni, oppure comunque possiamo anche già iniziare. Un attimino, io ho proprio. Come Cioè, vuoi. abbiamo il gobbo. Allora. Benvenuti, facciamo una presentazione plurilingue, così capiscono tutti. Benvenuti alla Mucca Pazza. D'accordo, bienvenuti. Allora, un programma Bienvenuti alla culturale, Rashford. la Vascholla, programma Un programma culturale culturale del giovedì sera in streaming. di jeudi soir en direct. Un flux en direct sul canale Facebook e YouTube. Sia la Tutti. scena di Facebook e YouTube. Tutti possono partecipare collegandosi con Zoom oppure seguendo la diretta direttamente da Facebook o YouTube. Tout le monde peut se participer en se connectant avec YouTube ou bien Facebook. Intanto ci mandano i messaggi anche su altre piattaforme. Allora, il link di Zoom è presente sulla mia pagina Facebook. Luana, se ti avvicini Sì, così mi ti devi vedo. dare la Allora, buonasera. luce, le cuffie. La cuffia di Ecco. Luana, che altrimenti non Pardon. sente nulla. In questo momento abbiamo con noi. Così lontano. Un attimino che ti avvicino la Buonasera. cuffia. Ciao Anna, buonasera. Beh, quanto è alto il volume? Voi. Bienvenue chez Bienvenue chez toi. toi, Allora, chez nous. faccio io una piccola presentazione. Allora, bienvenue à la Vache Folle, une émission culturelle du D'accordo. jeudi soir en flux sur les chaînes Facebook et YouTube. Tout le monde peut participer en se connectant avec Zoom, en vidéo, en téléconférence ou en suivant la diffusion en direct et directement sur la chaîne YouTube Cultura Web Télé. Le lien est sur ma page, sinon vous avez le même lien sur la chaîne YouTube.
Notre but, objectif, est celui de diffuser l'art et la culture au niveau international. Bon, et comme nous vivons dans une période Voglio assez dire qua. particulière et difficile, pour l'art et la culture en général, nous aimerions savoir ce que font les artistes de tous les pays. Attendez, il y a une personne qui Ecco, credo che attend. sia Carlos No, Morale, no? Yphone, no, parce que non lo so chi è, Perché non mi lo stava faccio chiedendo, entrare. sono qui in Vediamo se è lui. Perché contatto. a volte faccio entrare delle persone con dei nomi strani e poi fanno delle cose strane in diretta, quindi non sono. Può darsi che Vediamo chi è. vediamo chi c'è. iPhone Allo? deve essere Pina. Ehi, buonasera Gian. No, Ciao, allora no. sei Claudio? Sì. Ah, Claudio, però non ti vediamo. Clicca sulla telecamera. Telecamera, sì. Si sente non chiaro, Jean, si sentiva meglio prima. Buonasera. Aspetta che sto. Era. Allora, eccolo, eccolo. iPhone. Ah, ma vedi, è bello, come in foto. Io ti vedo per la prima volta, ma bellissimo. Ok, una volta avevo pure io i Sì, vabbè, capelli. vediamo. Buonasera Carlo, benvenuto. Ma questo nostro audio così Allora, forte? le presentazioni. Claudio Donati, fotografo e regista. Abbiamo Luana Trabuglio, scenografa. Io che sono Gian Bruschini e scrittore giornalista, e abbiamo Anna Giordano che è un'autrice. Allora, mentre aspettiamo anche gli altri, ci senti Buonasera. bene, Claudio? Senti bene, Claudio? Sì, l'audio è un po' frastagliato, però. Esatto, sì. Ah, sì? Sì, Prima si sentiva meglio, adesso da quando è iniziata la trasmissione che si sente giustamente frastagliato. questi sono i poteri della connessione. Allora, intanto stavamo facendo una piccola presentazione perché, Claudio, ci sono delle persone che ci seguono in diverse lingue. Quindi presentiamo un po' tutti, ma in diverse lingue, perché altrimenti non capiscono quello che stiamo facendo. Allora, intanto cominciamo con lo spagnolo. Bienvenidos a La Vaca Loca, un programma cultural el jueves por la noche en streaming. En los canales de Facebook y YouTube. Todos pueden participar conectándose con Zoom o siguiendo la transmisión en vivo. Me encanta recordar que Cultura Web TV es una emisora de streaming que transmite arte y cultura desde 2004. Nuestro objetivo es difundir el arte y la cultura internacional. Alors, bienvenue à La Vache Folle. Une émission culturelle du jeudi soir en streaming sur les chaînes Facebook et YouTube. Tout le monde peut participer en se connectant avec Zoom, donc en rentrant en direct comme protagoniste avec nous, sinon en suivant la diffusion par les chaînes Facebook et YouTube. Allora, benvenuti a tutti alla Mucca Pazza. Chi siamo e cosa faremo questa sera? Intanto vi diciamo di non dimenticatevi di iscriverti a questo nostro canale YouTube, un'operazione semplice che richiede solo pochi secondi, ma che per noi è molto importante per dare visibilità a tutti gli artisti. No olvide subscribirse al nostro canale di YouTube, un'operazione sencilla che solo toma unos segundos, però che è molto importante per noi, per dar visibilità a los artistas. Cultura Web TV. Il nome del canale. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, une opération très simple qui ne prend que quelques secondes, mais qui est très importante pour nous pour donner de la visibilité à tous les artistes au niveau international. Oh, che fatica! Bene, allora, Quale cominciamo fatica? mentre aspettiamo Mario ed altri, e c'è Claudio che è appena giunto e con gran piacere di conoscerti. Sì, guarda, sta provando a entrare Sta anche provando, l'amico entrando anche colombiano un altro amico che mi ha inviato colombiano. però su WhatsApp. Adesso io non so come puoi mandarli a te perché me li ha inviati su Faccio i WhatsApp. saluti a Pierre Hernandez. Salut, bonsoir. Je sais que tu es à Gerba. On t'embrasse très fort.
Et je te souhaite vraiment un très rapide rétablissement. Et sinon, je voudrais dire bonjour, bonsoir aussi à Peggy parce que je sais qu'elle est là et qu'elle est en train de nous suivre. Un gros bisou. Allora, mentre aspettiamo l'altro amico che si connetterà, ha Sì, però ha inviato me su inviato dei video, però Facebook e troppo su tardi. WhatsApp, Perché? però come faccio poi? Vabbè, intanto, Claudio Donati, ospite speciale Chi di è questa Claudio serata. Donati? Chi è Claudio Sentiamo. Donati? Poteva fare l'astronauta, poteva fare il Presidente della Repubblica, e invece ha scelto di fare qualcos'altro. Claudio nasce a Roma, dove si laurea in storia e critica del cinema al DAMS di Roma 3. Appassionato di cinema, si cimenta nella regia di cortometraggi. Si avvicina alla fotografia per continuare la ricerca sull'immagine e le sue potenzialità espressive. Claudio Donati nació en Roma, donde se licenció en Historia y Crítica de Cine en el DAMS de Roma 3. Apasionado del cine, intenta dirigir cortometrajes y se acerca a la fotografía para seguir investigando sobre la imagen y su potencial expresivo. También se ocupa de la creación de álbumes de foto, sesiones de fotos para bodas y eventos. In francese, così ti conoscono tutti a livello internazionale. Claudio Donati è né a Roma, Non ho mai où il est né, il est diplômé en histoire et critique du cinéma au DAMS de Roma 3. Passionné de cinéma, il s'essaye à la réalisation de courts-métrages et se rapproche de la photographie pour poursuivre ses recherches sur l'image et son potentiel expressif. Il s'occupe également de la création des livres photo, des séances photo pour les mariages, les événements. E poi un bel progetto grande e bello che adesso vorrai annunciare tu, Claudio. Eh sì, il progetto per cui poi noi ci siamo comunque interfacciati per la prima volta e conosciuti. Quindi il progetto fotografico con Loretta Rossi Stewart, che è un progetto nato così un po' perché doveva nascere. Nel senso, io comunque, come poi ti ho scritto in quell'articolo, volevo fotografarla da un po' di tempo. Noi già avevamo collaborato a un mio progetto cinematografico in cui lei interpreta un personaggio. Le chiedevo di fotografarla da un po', solo che lo studio in un modo forse non la tentava abbastanza e io qualcosa di più che dovevamo fare. Un bel giorno mi ha chiesto di raggiungerla, fare in un eremo, in una situazione particolare lì al Tappe, dove lei adesso va, e a quel punto ho chiesto di studiare in lei e approfondire fotograficamente un personaggio della mitologia arcaica, della madre, un personaggio che io già avevo incontrato in delle mie figure di mitologia greca un po' di tempo fa, sta approfondendo molto e mi ha tentato. Siamo imbarcati in questo progetto, è appena nato, ma crea delle potenzialità che voglio esplorare. I primi scatti ti ho anche inviato, ti ho fatto pervenire per il magazine, ovviamente. E che abbiamo realizzato quindi in questo eremo di Santa Romana. Ma Loretta comunque è una figura poliedrica, una figura che incarna secondo me perfettamente il ruolo della Dea Madre, anche proprio fisicamente, perché ci voleva una figura comunque particolare, una figura muliebre che emanasse un senso di antichità. E quindi insomma abbiamo deciso di interpretarlo fotograficamente. Quindi per ora io mi ritengo molto soddisfatto intanto da questi scatti che abbiamo realizzato insieme, gli scatti che poi ti ho inviato, e vediamo che cos'altro può succedere. Nel senso, c'è in programma una mostra, vorrei cercare di portare in una mostra fotografica questi scatti, magari ampliando, inserendone degli altri. Insomma, c'è da capire un po' dove questo discorso della Dea Madre può andare a finire. Allora, io intanto oggi ho Un sentito bel Loretta. programma. Che dici, Anna? Stavi dicendo? Dicevo un bel programma. È un bel programma. Bene, Allora, sì. mentre stiamo parlando, Claudio, intanto alla sinistra dello schermo, voi non lo vedete perché siete su Zoom, ma chi è collegato sul Su canale YouTube. Facebook e YouTube lo vede, c'è la copertina di Cultura Magazine con una delle foto di Claudio Donati, che
che è quella principale, bellissima, con lo sfondo quasi azzurro. Ecco Mario che sta entrando ed è in sala d'attesa. Mario De Rosa, scrittore, sta entrando. Diciamo appunto c'è Loretta, che anche noi abbiamo avuto il piacere di conoscerla non so più quanti anni fa, sinceramente non ricordo l'anno preciso, ed eravamo credo sul fiume, non mi ricordo, a fare delle fotografie. Io e Jean eravamo lì a fare delle fotografie e in quel giorno particolare di non mi ricordo quanti anni fa, Magicamente magicamente apparve apparve Loretta. Loretta spuntando dal fiume. Sì, dalle acque, uscì fuori dalle acque, un po' la vergine che Buonanotte. esce. Ciao Mario, buonasera. E Buonasera. Loretta uscì appunto Buonasera. in tutta la sua bellezza. E così abbiamo conosciuto appunto Loretta, anche noi, tramite sempre questi scatti fotografici, perché poi ha chiesto a Jean di fare degli scatti. Sì. Circa 500 foto, comunque insomma Claudio sa bene come funziona. Un attimo soltanto Mario che siamo. Intanto Mario buonasera, buonasera Mario De Rosa, benvenuto, grazie di essere qui con noi. E Buonasera a tutti. se non ci hai seguito prima, siamo in compagnia di Claudio Donati che è fotografo e regista. Chi vede sullo schermo, attraverso lo schermo in questo momento del televisore, del computer, del telefono, e cioè la copertina di Cultura Magazine con la prima foto, uno degli scatti realizzati da Claudio Donati che è qui con noi, e adesso vi mostro anche le altre. Ecco, questa è la seconda foto, Loretta Rossi Stewart, foto di Claudio Donati, in questa grotta straordinariamente resa poi particolarmente mistica con questi effetti di luce. Adesso vi mostro Delle anche le altre. candele. Ecco, con delle candele, questa è sempre Loretta che potete vedere qui in un altro scatto. Su Ed ecco YouTube io non quest'ultima vedo, foto. Allora, Non guarda. sei collegata su YouTube? Non siete collegati? Perché beh, siete su Sì, streaming, con quindi. il mio telefonino, ma è fermo, diciamo, Allora, prova quello che su, abbiamo visto vai su prima, non lo Facebook, so. allora, che è più Anche fluido. staccato. Allora, di questo progetto di cui si sta occupando Claudio, Claudio ti annuncio che oggi ho sentito Loretta Rossi Stewart e mi diceva, dice, guarda se riesci con Claudio, perché la cosa straordinaria, che può sembrare casuale, è che io sto scrivendo un libro che parla di mitologia e che affronta il tema della Dea Madre, senza saperlo prima, perché voglio dire, questa cosa poi tra di noi è uscita fuori dopo. E quindi era talmente estasiata Loretta di questa cosa. Sincronicità, Eh sì, diciamo. ma anche l'incontro, il primo incontro con Loretta non è stato del tutto casuale, sempre lì nei boschi dove ci siamo incontrati quella volta anni fa. E quindi mi chiedeva, dice, di a Claudio se vogliamo realizzare un documentario con la storia della, ripercorrendo con tutta la sua valenza positiva e negativa legata al discorso della Dea Madre. E quindi si può vedere se fare una cosa di questo tipo. Allora, intanto qualcuno si chiederà. Magari Loretta, sarebbe. vero? Si sente a tratti. A volte sento a tratti. Comunque, Ah, si chi sente a è tratti. L'audio Loretta? purtroppo Sì, a volte l'audio arriva e non arriva. E non so. è. No, va e viene. Esempio, Anna la Non sento è. benissimo. Ma Il problema è c'è qualcuno con. quando sento Claudio. Sì, Claudio a volte Anna si sente arriva a strappi. bene. Però sì, la voce di Ma Claudio viene a è perché sta tratti. sul telefonino. Ah, forse Ah, stai col ecco. telefono tu, Claudio. Sì. Ah, ecco. Allora, iPhone. stiamo parlando di Allora. Loretta. Sì, Loretta Rossi Stewart. Chi è Loretta? Loretta è una ballerina, è un'attrice, una showgirl italiana, autrice anche di un romanzo di connotazione tantrica, Eros Nauti. Ah, me lo ricordo, sì, mi ha Viaggiatori fatto. nell'Eros di tutti i tempi, edizione Street Lib, che tratta di reincarnazione, carnalità e spiritualità. Allora, Loretti Rossi Stewart, Loretta. Loretta, è une danseuse, attrice e showgirl italienne. Elle est l'auteur d'un roman à connotation tantrique, Eros Nautes, voyageur dans l'Eros de tous les temps, qui traite de la réincarnation, du charnel et de la spiritualité. Alors, Loretta Rossi Stewart è una ballerina, attrice e showgirl italiana, autora di una novella di connotazione tantrica, Erosnaut, Viajeros,
En el Eros de todos los tiempos, que trata sobre la reencarnación, la carnalidad y la espiritualidad. Bene, Loretta no está hoy con nosotros, pero tenemos su mensaje que queremos que escuches. Allora, un messaggio che mi ha mandato Loretta da farvi sentire con i saluti perché dove si trova in questo momento non aveva. La possibilità di collegarsi con noi. Sì, però qui c'è un messaggio che adesso vi faccio ascoltare, inviato da Loretta. Eccolo qui. Buonasera ragazzi, mi scuso per non essere potuta intervenire direttamente, però voglio, ci tengo insomma a mandare perlomeno questo contributo vocale. Un saluto, Jean, Luana e Claudio, Claudio che ha saputo magistralmente descrivere come sono andate le cose in quella giornata in cui abbiamo voluto appunto cominciare a tastare il terreno su questo soggetto che a me affascina tanto. Qui adesso non, diciamo, non vi ruberò molto tempo, ma qual è il fattore che mi ha spinta a voler studiare questo personaggio, la Dea Madre? Una sorta di ribellione al fatto che il divino, Dio, è sempre considerato maschile, che la società patriarcale ha deciso che Dio è Dio, maschio, e poi ci sono i vari personaggi che adoriamo tutti, Gesù, Buddha, Maometto, eccetera, e tanti altri. Ma le donne, perché vengono messe sempre in ombra anche sotto questo aspetto? Allora, quando il momento che scopro che la prima divinità, ma proprio agli albori della civiltà, era femminile, il culto era al femminile, la società era matriarcale, ecco che la dea madre diventa fonte di ispirazione anche per un discorso contemporaneo, dove non si vuole stare a fare appunto il confronto, la guerra dei generi, eccetera, no, però trovare il giusto equilibrio. Adesso intendo dare risalto artisticamente, creativamente, a livello di immagine a questa figura, per poi lanciare appunto una proposta di andare oltre il discorso del maschio-femmina, ma più che mai a livello del divino. E infatti io Dio lo definisco Dio-Dea o energia divina. Va bene, ma è un discorso molto lungo, lascio a voi adesso, vi saluto, vi abbraccio forte e grazie Jean per questo spazio che ci hai voluto dedicare. Grazie a Loretta e Ecco al suo fatto. messaggio. Allora, che dici Claudio? Cioè, è stato Dico, affascinante. sì, è stata sicuramente una giornata suggestiva, perché comunque. Ripeto, un conto è fare le foto in studio, come poi spesso mi capita, un conto è imbarcarsi in una vera e propria avventura, perché comunque Loretta mi ha trascinato in qualche modo in questa avventura, complice il fatto che questa figura della Dea Madre mi affascinasse già da prima. C'è stata un po' una sinergia, una casualità, che non è una casualità, come il fatto che tu stia scrivendo questo libro che tratta anche della Dea Madre. E quindi insomma mi sono imbarcato in questo progetto. L'esperienza in sé è stata molto interessante perché l'eremo di Santa Romana è particolare. E se comunque ti lasci alle spalle non appena vi entri tutto il mondo circostante, che peraltro era caldissimo quel giorno, quindi non appena siamo scivolati nelle viscere della terra in quest'eremo siamo rimasti avviluppati dal freddo perché comunque c'era un'umidità incredibile. E ci mancava solo la presenza di qualche pipistrello, insomma, avremmo completato il quadretto. Era una situazione veramente suggestiva. E lì, insomma, mi è venuta in mente appunto l'idea di usare anche queste luci colorate in modo da creare delle sfumature sempre più particolari sulle rocce, e che quindi in alcuni passaggi in cui volevo rappresentare la Dea Madre, magari nella sua fase più imperiosa, più forte, quasi virile, mi viene da dire, usando un termine forse non propriamente adatto, ho usato magari questi colori rossi e le rocce sembravano quasi un magma, mentre poi in quelle altre, come nella foto della copertina, appunto un azzurro che quasi richiama i colori della Madonna. Quindi, come dire, è stata un'esperienza suggestiva, mi sono lasciato un po' trascinare
anche poi da Loretta e dal suo modo, dal suo carisma, comunque lei è abituata a posare, ha creato comunque insieme Perché poi a me, questa assolutamente. dea madre che ha due valenze, no? Una positiva, una negativa, se vogliamo, cioè un aspetto strega da un lato e mistico e dall'altro religioso e forte, legato alla sessualità e alla riproduzione, quindi. Questo. Certo. Ebbene, poiché abbiamo anche qui con noi Mario e Anna, io non so se hanno mai affrontato nella scrittura o a livello artistico, qualcosa che inneggiasse alla dea madre o Comunque la femminilità della donna o sulla della madre in sé femminilità per penso di della sì. madre, Mario certo. sicuramente sì, perché poi stavo vedendo e ho inserito proprio nella rivista, insomma, un suo video, un link a un suo video. È vero Mario? Che dici? Di che cosa? Scusa. A livello della dea madre si parlava, no? Di questa attrice Loretta Rossi Stewart e di Claudio che ha Sì, realizzato delle foto. ho dato un'occhiata stamattina su Facebook, ho visto la rivista, le pagine, vi ringrazio, tutto molto bello e suggestivo. Naturalmente, ognuno poi. Ecco, le idee in ognuno è bello perché sono originali, perché ognuno nei propri pensieri, diciamo, verso le sue pensioni, verso un suo cammino particolare, sia interiore che esteriore, e quindi accetta alcune cose, altre così, nel fatto che Che l'unica proprio cosa che voglio dire è l'aspirazione è molta da parte di tanti che veramente ricercano e sono encomiabili. Ecco, ricercare è sempre una cosa molto positiva, tu Anna, che sia pensi? che se si ha la possibilità di essere tutte attrezzate e andarsene in giro è la cosa bellissima. Che poi il Purtroppo poeta. stare a casa è meno bello, però. Sì, ma non Ma sì. che per il poeta poi voglio dire che specialmente in particolare idealizza sulla figura femminile, traslandola in qualcosa di divino, generalmente, Un po' no? come Dante e Beatrice. Come Dante e Beatrice, eccetera. Qui abbiamo la figura di una. Ecco Fabio che Fabio sta sta entrando, entrando. ok. Mario, quindi tu hai una poesia che inneggia la femminilità della madre o la... Avete sia Anna che Io Mario? dico una Visto che domanda solo vorrei fare, no? Una pregunta, come si dice. sì. Buonasera, come Ciao va? Bien. Mario. Ciao Mario. Ciao Fabio, scusami. Ciao, buonasera Fabio. Fabio Degan, che è uno Ciao. scrittore, e anche ho visto che ti sei cimentato anche con la realizzazione di video, Fabio, perché ieri sera stavo guardando su YouTube dei tuoi video interessanti, come provini a livello cinema. Però Mario doveva fare una domanda, non ho capito, Mario, a chi volevi Ah, rivolgerti? è che caro Vale, l'avevo già dimenticato la domanda che dovevo fare, che mi è venuta a me un'altra volta, se no. Cioè, la domanda è questa qua. Secondo me è una cosa molto personale. Io sono molto semplice, sempliciotto, semplicino, come volete voi, no? Però tutto sto fatto filosofico. Molto, molto interessante, molto ben fatto, d'altra parte che io idea maschio femmina cosa l'amore, ecco, la massima cosa dell'amore secondo me comprende il tutto, non ha nessun sesso, come dice che gli angeli non hanno sesso, come no, Dio crea, ma non è che ha come noi lo figuriamo sempre con le nostre menti, un po', ma per capire qualcosina, insomma, ci facciamo uno all'altro da secoli e secoli. Per questo, Sì. insomma, dovremmo
approfondire più qualche cammino che ci è stato rivelato e questa è molto dura, non è alla portata di Beh, tutti si quanti, entra. veramente ci vogliono grandi studiosi, grandi cuori, E vabbè, entriamo nel non è la mistico e nello ecco. spirituale, chiaramente non è facile da. Fabio, non so se eri già collegato, se hai capito di cosa si parlasse. No. Allora, Claudio Donati è qui Mi sembra del presente. sesso degli angeli. No, non si No. parlava del sesso degli angeli, si parlava appunto di Claudio Donati, che è qui con noi, che è fotografo e regista, e ha realizzato una serie di scatti, di foto interessanti su un lavoro spirituale che sta svolgendo Loretti Rossi Stuart, un'attrice italiana, che ringraziamo e salutiamo, e foto che abbiamo mostrato poco fa e che poi magari nella registrazione si potranno rivedere. E quindi legato al discorso della Dea Madre, che su questi studi interessantissimi che sta svolgendo. E su questo percorso spirituale che sta svolgendo Loretta Rossi Stuart, e quindi sul legame poetico, visto che questa sera ci sono anche dei poeti, sul fatto che il poeta in linea di massima idealizza la figura femminile, la maggior parte delle poesie nascono intorno al romanticismo, e quindi è la figura femminile che viene idealizzata quasi come a divinità. Allora, poi avremo modo di invitare Loretta e quindi ci parlerà lei tanto di questo progetto, che tra l'altro mi piacerebbe molto portare avanti anche con Claudio e vedere di unire le sinergie per realizzare questo sogno di Loretta, che è di fare appunto un qualcosa di più specifico e esaustivo sull'argomento, Claudio. Claudio? Sì, magari. Mi Vero? Sarebbe interessante. sentite? Sì, Sì. tanto abbiamo Luana che è Ok. scenografa e quindi possiamo tranquillamente organizzare qualcosa. E quindi Fabio, ti dicevo, Ah, magari. fatto vero? Dai. Quindi chiedevamo appunto sia ad Anna, a Mario e adesso in contesto anche Fabio. Se avete uno scritto sulla Sì. femminilità, sulla divinità della donna, se avete qualcosa da proporci questa sera. Sicuramente tu ti è capitato di scrivere. Allora, tu sei donna, Anna, quindi voglio dire, non è che. Già. Vabbè, però la Dea Sì. Madre, La Dea qualcosa sulla Madre. Ad natura, esempio, sulla creazione. sulla natura ho scritto di tutto e di più, perché sono affascinata dalla natura e quindi potrei leggervi qualche poesia sulla natura. Poiché ci riferiamo alla Dea Madre, in questo momento vedrete alla sprovvista perché non ho pensato di prepararmi qualcosa, quindi devo cercare. Nel frattempo vi lascio parlare e cerco Ok. qualcosa Fabio, di tu sicuramente hai abbastanza. preparato qualcosa per questa sera, lo so che hai Sulla qualcosa. donna anche, ho molto scritto sulla donna in sé per sé, quindi Al tutte le femminile è ancora più Ok, interessante. Anna, intanto che allora tu Intanto che cerchi, cerchi chiediamo a e che anche Fabio, Mario perché cerca Fabio qualcosa nel sicuramente. cassetto. Fabio sicuramente ha qualcosa di mostruoso nascosto da qualche parte. Vero Fabio? Sì, io stavo. Intanto ho individuato una poesia in cui Bravo. questa ispirazione della donna vista come una divinità, sì. Non la Perfetto. donna in generale, ma una in particolare, di cui non facciamo il nome, tanto lei lo sa, solo che ce l'ho qui, l'avevo qui, La donna o la ma no, poesia? solo la poesia purtroppo, soltanto la poesia, con la Allora, poesia vediamo c'è, lo eccola scritto. qua, se volete la Vai leggo, pure, vai, vai, Fabio. vai, vai, vai. Dopo leggo io. Ok, Anna. Allora, Vedo qualcosa. dagli occhi. I tuoi occhi tirati verso il cielo a piuma di fenice, faraonico gesto d'ali spiegate, e la bocca, avida, altera e dolcissima, leonessa di corallo che sogna. In silenzio,
Io celebro i tuoi misteri, mistico fumo dei tuoi sguardi, sacerdotessa, parole che muoiono sulle labbra schiuse con me. Bellissima. Grande Fabio. Questa donna, Intanto, bellissima. prima che Anna inizi a leggere la poesia, che Mario pure si Mario, cerca anche tu cerca qualcosa, qualcosa, volevo chiedere a Claudio, no? Di parlarci io poi. non lo so se... Un attimo. Aspetta, sta chiedendo. Ah, Allora, sta. intanto Zoom ci dice che fra 10 minuti cade il collegamento di Zoom e quindi bisognerà riconnettersi con lo stesso link, Rientrare con lo stesso ok? numero. Volevo chiedere a Claudio, no, di questo. Intanto preparati per la risposta, facciamo leggere una cosa ad Anna. Il titolo del film Il viaggio di Gelasia. Tutto qui. Intanto ti prepari, sentiamo Anna cosa Ok. aveva da leggere. La mia, siccome è un pochettino lunga come d'abitudine, ho uno scritto sulla donna, un excursus sulla donna. Dunque, non è proprio una poesia, è una prosa. Ok. Altrimenti c'ho anche, che parla giustamente di quello che diceva poc'anzi l'attrice Loretta. Loretta, ecco. Le donne, in quanto madri dell'umanità, da sempre messe da parte, reputate come schiave sin dall'antichità, la prima fu Eva. A chi fu data la colpa del peccato originale, anche se il vero responsabile fu il diavolo che approfittò dell'ingenuità di Eva, che non conosceva il male. Tutto ebbe inizio da lì, e da allora la donna occupa il posto di chi è stata messa in castigo, ma a disubbidire non fu anche Adamo? Eppure lui sembra che non c'entri nulla, poiché è sempre l'uomo ad avere la meglio. Se penso a quante donne Ecco, su tutti questi ultimi anni, e parlo solo dell'Italia, perché non basterebbe una pagina per parlare di tutte le donne del mondo si fanno massacrare dagli uomini solo perché sono donne, uccise come mosche, schiacciate sotto un peso enorme da portare, e ciò malgrado, in nome dell'amore per i figli, per la famiglia, per l'uomo, che credono che li ami. Si sacrificano e sopportano la schiavitù che viene loro inflitta. L'eroe in tutto questo non è l'uomo che troppo spesso si comporta da giudice e giustiziere della donna, la vera eroina. Vorrei dire agli uomini che fanno del male alle donne, che sia la madre, la nonna, la sorella, la moglie, la figlia, la fidanzata, solamente l'essere donna. Senza una donna loro non sarebbero nati, e per cui non avrebbero semplicemente potuto esistere, pardon. Uomo, tu che credi di essere l'essere a cui tutto è permesso solo perché nella società in cui sei nato e vissuto ti hanno inculcato nella mente che tu sei il maschio, a chi tutto è dovuto e tutto è permesso. Ebbene, sappi che sei la persona la più abominevole che esista. Non usi un cervello, ma solo la tua stupidità. E questo non è detto solo in generale, è semplicemente, voglio specificare questo, che è diretto a chi abusa delle donne, a chi maltratta le donne. Gli uomini non sono, per fortuna, non sono tutti uguali. Però Anna, Quindi vedi, non sei nulla senza la donna. sicuramente poi se Dimmi. si tocca l'argomento divinità o comunque femminilità o anche il peccato originale, no? Che tutto parte da lì poi a livello Sì, c'è anche ancestrale, su Eva. la visione Un femminile è sempre quella che poi viene addossata la colpa all'uomo. Alla fine non era più Eva ma era Adamo, no? Il galberone. colpevole di tutta la storia. Allora io so che Claudio... Intanto Guarda. Anna, ti vediamo mezza testa, quindi se riesci a sistemare lo schermo, ti vediamo per metà. Aspetta, meglio. No, ma io non mi vedo perché ho tutti gli iscritti davanti, per quello non arrivo. Intanto Mario, Avevo. preparati con una poesia. Volevo Comunque, chiedere una cosa. Scusa, Anna. sulla natura posso, questa è vero, ero un po' una rivalsa su tutto quello che sopporta la donna, perché la donna non è mai stata, giustamente come diceva poc'anzi, Grazie.
Rossi Stewart, mi ricordo più il cognome che non il nome, non so Loretta. perché. Comunque, è Loretta, proprio perché la donna non è mai stata, è sempre messa da parte e io mi riferivo a questo. Comunque, Infatti non è nell'insieme, non. è stata esautorata dal ruolo di Dea, Addetta ai lavori, io di dico, addettare, addetta ai lavori. sì, le civiltà più antiche, comunque le culture più antiche, Tanit, ricordiamo Tanit. erano matriarcali. Dicevo che con Claudio, Loretta e Claudio sono legati anche da un progetto cinematografico, giusto Claudio? Sì. Il viaggio di Gelasia, quello che prima hai citato. Il viaggio di Gelasia fondamentalmente è un po' un'odissea al femminile, cioè un viaggio in cui anziché avere un Ulisse noi abbiamo un'eroina donna che in realtà appartiene al mondo fatato e che per ritrovare il proprio principe, equivalente a Itaca in qualche Oh, Ah, è caduta la linea. peccato, è caduta la connessione di Claudio. E niente, Abbiamo vabbè, 4 minuti. mentre aspettiamo che torni, e tanto Scusa. la connessione. Sì, ci sei, Claudio? Pronto? Sì. A Non un ti. Ecco, certo punto non vedo più nulla, vedo solo. Ecco, sei ecco qui. apparso. Ok. Allora, vi ricordo che se cade la connessione, devi cliccare sul link di Zoom, perché dopo 40 minuti cade Zoom. Sì, stavo dicendo quindi il viaggio di Gelasia è un'odissea al femminile, in cui quindi abbiamo una protagonista donna che è una fata in realtà e che va alla ricerca del principe Ossian, un principe che in realtà non si vedrà mai in tutto il film, che è un po' come una Penelope o un'Itaca per Ulisse, quindi un motivo scatenante per viaggiare. Chiaramente il viaggio quindi ha un valore profondamente iniziatico e coincide con tutta una serie di fasi dell'individuo dove si trova anche in uno stato di agitazione, di ansia, di panico. Quindi l'anima nel momento in cui soffre, nel momento in cui non si esprime, va in queste situazioni di ansia, di panico, quindi di un malessere che oggi chiameremo molto più facilmente depressione. Ma una depressione in fin dei conti è anche una caduta in se stessi molto profonda. Quindi la protagonista, io attraverso poi la chiave della fiaba, quindi un linguaggio molto edulcorato e sognante, si trova ad affrontare questi problemi, però li riesce a superare seguendo comunque quella voce che ha al proprio interno, una voce del sogno, la voce onirica, e che la guida quindi verso l'amore, riesce a risollevarsi, a proseguire per un viaggio che poi termina con un inizio perenne, quindi un'iniziazione che non finirà mai. Citavi giustamente Loretta, perché Loretta comunque ha partecipato, interpretando uno dei personaggi da incubo che incontra la protagonista, e che in realtà è positivo, anche se la protagonista inizialmente lo recepisce come negativo. Perché la protagonista nel suo momento di depressione più nera, fondamentalmente, si trova ad essere ingannata da un dottore fraudolento e degli incubi che le si manifestano in modo sempre più inquietante. In realtà questi incubi sono le voci della sua anima, che le appaiono come inquietanti perché lei non le riconosce come positive. Ma nel momento in cui seguirà queste voci, darà retta a questa parte apparentemente più tetra, più spettrale, in realtà poi riuscirà a riprendersi attraverso comunque delle risoluzioni fiabesche. Però comunque il tema in realtà è quello di un'ansia, di un panico che attanagliano l'individuo, che è quanto mai purtroppo attuale e che compaiono nel momento in cui l'individuo non sta bene, nel momento in cui l'anima dell'individuo non si esprime realmente. Quindi questo era un po', come dire, il tema del progetto. Poi chiaramente è tutto narrato in una chiave fiabesca, girato in gran parte a Bomarzo, quindi presso Palazzo Bellissimo. Bomarzo, sì, o anche molte riprese nei boschi, in una tomba etrusca, quando abbiamo fatto delle scene con un redivivo. Quindi tutta una serie di elementi particolari che ho deciso di inserire, anche perché appunto come per il progetto della Dea Madre con Loretta, io sono un amante di questi luoghi che vado a scoprire in primis così per un mio diletto e poi magari quindi dato
utilizzare dei miei progetti artistici. Interessante, molto interessante, anche perché comunque è un Perché discorso tratta. molto attuale il Sì. fatto che appunto parli della depressione in qualche modo, quindi è un argomento Disturbi di attuale, ansia e panico, no? Sono esatto, molto attuali. E che uno appunto lì per lì sente queste voci che comunque ti deprimono ancora di più, quando invece magari uno le deve appunto ascoltare per rialzarsi e riprendere la vita, no? Un bel come argomento, anche aspetta, è ecco. finito. Un attimo. Riprendere subito il zoom. Vi ricordiamo che Sì, l'ID ricordiamo che il link del collegamento a Zoom è sempre lo stesso. esatto, In questo momento aspettiamo. lo ricomunichiamo 298 480 3232. Per chi si volesse collegare, Ecco che nel frattempo Mario. sì, ci doveva essere anche in collegamento dalla Colombia Carlos Morales, che ancora non siamo riusciti ad avere tra noi come ospite. Eccoci di nuovo qui. Vediamo un po'. Allora, ci siamo. Siamo rientrati tutti. Allora, scusate se questa sera siamo un po' parcheggiati, ma essendoci degli ospiti, chiaramente. Cerchiamo di privilegiare. No, è giusto che sia così, eh? Sì, no, anche Mario, hai trovato poi quindi una poesia sulla divinità, sulla femminilità? No, volevo sapere solo una domanda: se devo dire la poesia oppure devo esprimere qualche giudizio, Quello che visto vuoi. che il fatto è abbastanza complesso. Sia nel libro che nelle opinioni generali. Quindi, se devo fare la poesia con l'inchino, c'ho pure un tilt, mi vado a Vai con la cambiare. poesia, vai con la poesia, che è meglio, perché se parliamo male delle donne poi succede veramente un'apocalisse. Poi si parla di divinità femminili, meglio non Scusa, toccarle. no, volevo dire solo una cosa. Io parlare male delle donne, come si fa? Se uno si dichiara poeta. Ma sapete cos'è un poeta? Tu che sei un grande poeta, cioè, lo Ok. sai, certamente lo sai meglio di me. No, io non l'ho mai Il capito, poeta è colui veramente. Io non l'ho mai capito. che usa la parola. La parola la parola è madre perché è creatrice. Quella che fa nascere le cose, la natura. È una creatura che aspetta di rinascere come l'uomo. Quando mettiamo insieme tutte queste cose noi per fare corpo, un po' problematiche che esistono nell'uomo e sono grandi e sono da risolvere ogni giorno. Io non è che un po' mi astraggo perché penso a un cammino più interiore. Senso un cammino dell'anima, ma per parlare dell'anima bisogna stare molto attenti e non mischiare con l'esoterico o altre cose, ma anche se qualcosa c'entra. Vabbè, Solo questo insomma, volevo dire. poi Quindi andiamo non sul si può parlare profondo. male, cioè Andiamo. quando uno ha l'agape, l'amore supremo, voglio dire, Deus caritas est, come diceva l'enciclica, no? Allora, l'amore non va più distinzione tra uomo e donna, è un'osmosi indissolubile. Quindi è qualcosa che non puoi comprendere. Tu, quando ami qualcosa, sei una pietra, qualsiasi cosa ami. Certo. Quindi la natura in genere, perché tu vedi una montagna, ti senti parte della montagna come se fosse una pietra, un fiore, una Certo. donna, perché no? Dai la vita per qualsiasi. Ecco. Sono concetti Quando si tocca la altissimi e noi spiritualità e l'infinito è difficile. a questo tendiamo, però logicamente il cammino è molto doloroso e non è facile perché
ci allontaniamo molto dalla parola anche e non è facile, Vabbè, siccome la parola va per simboli, non è facile classificarla nel suo vero significato. Quindi noi ci cerchiamo, proviamo, vediamo come meglio possiamo. e ci proviamo, noi siamo qua, Ci come proviamo. diceva Novalis, Una poesia, me la dico. ce l'hai, vai con la poesia, Sentiamo che la poesia. meglio che affrontare temi Amore. spirituali e l'infinito, Se no perché poi, no, è quello che. Ho tanto per mettere qualche puntino, se no facciamo una frittata mista, che è bella, mi Vai. piace. Esatto. Amore, modella il tempo i nostri cuori rocce, rifugi tenere donati dal Creatore ai nostri figli e a chi insegue tenere senza sperare nel vento. È un nido, amore, che fulmina la notte, tale ad ancora o faro. Stop. Stop. Nella sua brevità. E lo vedi che c'era Novalis, famoso filosofo, che diceva che l'uomo cerca sempre le cose infinite e poi invece alla fine trova sempre cose finite. Quindi quando poi si toccano argomenti spirituali e così profondi ci si perde, e specialmente quando si cerca di intaccare la figura femminile, che è così difficile Certo, da sondare. Se segui la via larga non ti perdi mai. Non mai. E Quindi quindi se non ti perdi non puoi ritrovarti, non ti trovi no, mai. vabbè, E noi dobbiamo trovarci. io mi sono perso già tanto tempo fa. Fabio, tu ti sei perso? Ritrovato. Tu ti sei ritrovato? Io mi inseguo, cioè la mia condizione di vita è inseguirmi. Ma Se l'importante è che ti trovi, mi no? Perché trovassi, no, sarebbe la fine. se mi trovassi non sarei più io, quindi dovrei ricominciare a cercarmi. Cioè, Bellissimo. appunto, la mia No, è un bel dimensione è concetto. cercarmi. Se mi trovo non sono più io, quindi devo ricominciare a cercarmi. Poi attenzione a quello che dite sulle donne, perché c'è Anna No, no, qua, beh, cioè, poi c'è anche Luana, per carità. Insomma, Ah, grazie. anche Luana. E quindi, insomma, No, ma poi. quello che è, bisogna sempre parlare di quello che è, non quello che vorremmo che non fosse. Vorrei pubblicizzare le attività di Claudio. Claudio, progetti, cos'hai nel cassetto, se si può dire, se se ne può parlare? Sono tutte cose che hanno Nel cassetto. affinità oppure con questo tema o anche altro? Diciamo che il tema di cui stiamo parlando adesso, al di là della Dea Madre, è quello comunque della figura femminile nel suo ruolo poetico, nel suo ruolo artistico. Quindi sicuramente io in realtà ho sempre lavorato su questi ruoli, cioè dal primo cortometraggio che ho diretto, in cui appariva una donna attraverso uno specchio, perché era comunque il ricordo di una donna che ormai era morta, che doveva far ripercorrere tutto questa realtà al protagonista, fino poi a farla svanire dallo specchio nel momento dell'annizione finale. Poi anche nella Sirena del Bosco, un altro cortometraggio fiabesco, come dire, ho inserito sempre una figura femminile molto evanescente, una sirena, quindi un'entità dell'occulto. Poi una volta manifestatasi al protagonista, che in quel caso era un pittore, e a un certo punto è dovuta svanire, è dovuta andare via oltre una soglia illuminata di verde, e oltre la quale non poteva andare neanche lo spettatore. Quindi ho sempre lavorato un po' su queste soglie, su questi personaggi femminili che si elevano e si allontanano dall'uomo, e l'uomo, in qualche modo, l'uomo artista, per creare, ha bisogno di queste lontananze, di questi spazi incolmabili da tentare di colmare, quasi pur sapendo di non riuscire mai a colmare. E diciamo che però, ecco, progetti futuri. Al di là chiaramente della distribuzione di questo film, Il viaggio di Gelasia, che ora è in post-produzione, quindi c'è da fare tutto un bel lavoro di colonna sonora, di rielaborazione dei suoni, anche perché è tutto doppiato, ho lavorato tutto quindi con suoni ricostruiti, insomma c'è da fare molto. Poi vorrei fare qualcosa, se possibile, sicuramente sulla Dea Madre, quindi da questo progetto di Loretta vorrei andare avanti. E poi mi piacerebbe qualcosa su Sacher Masoch, che io amo la Venere in pelliccia, sia quella che è stata portata al cinema da Polanski, quindi di David Bene. Ives, o anche di più questo Masoch. Come dire, mi piacerebbe cimentarmi con questo, con un grande romanzo come la Venere in pelliccia, e lavorarci.
lavorarci perché comunque credo che in quel romanzo ci sia molto di più del semplice discorso poi del masochismo e di questa figura del protagonista asservito a una donna tiranno, insomma, c'è molto di più, c'è molto più romanticismo e molta più idealizzazione della donna. Allora, forse ti sorprenderò un pochino, almeno un pochino, perché io l'ho visto I colori del tempo. L'ho visto. E ti devo È dire. una piccola. No, ti È devo una piccola. dire, loro non l'hanno visto. Io ti devo dire che sono rimasto molto sorpreso, soprattutto perché no, non c'è dialogo. E quindi quel video parla da solo, è straordinario. La fotografia è magnifica, la scenografia è straordinaria. Voglio dire, la Parola regia, per tutto è breve, è corto. Io vi invito ad andare sul sito di Claudio Donati. Qual è il link esatto che non me lo ricordo? claudiodonati.it? .com, però aspetta, ti fermo perché in realtà lì quello è uno showreel che forse c'è stato un po' un misunderstanding perché è rimasto il titolo I colori del tempo, però in realtà dei colori del tempo ci sono dei frame, ma ci sono anche gli altri lavori. Perché è molto più lungo il video originale, probabilmente. Allora, sì, diciamo per dire La sirena del bosco che è il secondo dura 10 minuti. E I colori del tempo dura 17 minuti. Ma è bello anche il Sì, però. sottofondo. No, ma è straordinario. Allora, andate sul sito Aspetta. claudiodonati.com, andate a vedere intanto questo showreel di Claudio, che è bellissimo. A me ha lasciato a bocca aperta. E volevo riproporlo, però poi, siccome ho dimenticato di chiedertelo, non ho avuto il tempo per inserirlo, altrimenti avrei inserito anche in questa rubrica anche quel video, perché è veramente bello, è da vedere. No, no, beh, ti ringrazio, ma poi ti farò avere, guarda, i due cortometraggi per esteso, in modo che te li puoi vedere anche con i loro dialoghi, con la loro completezza. Bene, ottimo. Chi vuole aggiungere qualcosa? Perché allora siete tutti così silenziosi? Fabio, toc No, io ho visto così, siccome ho chiesto l'amicizia oggi a Claudio, ho dato una sbirciatina sia all'infusa io che sono negato pure adesso. dopo Ha pure Luana. qualcosa, no? Però sono veramente sia le foto che qualcosa ti prendono davvero, cioè qualcosa di come di magico, qualcosa che attrae, c'è cioè qualcosa dietro. No, ma anche i costumi lì, eh. Grazie. Devo dire che ci sono dei costumi straordinari. No, ma stavo guardando anch'io adesso Chi su ha curato la Facebook. La scenografia, Claudio? scenografia? Ah, beh, Sì. allora devi sapere che essendo una produzione indipendente, come dire, tutti un po' si sono dati da fare su più fronti. Quindi in realtà la scenografia l'abbiamo curata io insieme alla protagonista, ma Beh. non c'era in realtà uno scenografo. Bravi. Quindi ci siamo dovuti creare noi. Sì. Poi comunque a me piace lavorare con delle location spesso naturali, molto belle, dove quindi la scenografia vado solo ad inserire determinati elementi e poi mi baso anche su quello che c'è. Poi chiaramente nel caso del viaggio di Gelasia con il Pastorini, chiaramente abbiamo dovuto lavorare un po' di più. Però sì, diciamo che anch'io sono stato attivo su molti fronti. Per forza, chiaramente un film così, se no non lo avrei potuto realizzare, purtroppo non essendoci una produzione dietro, e quindi pur di realizzarlo, insomma, ho cercato di fare molti più ruoli di quelli che magari normalmente avrei fatto. No, Anch'io straordinario. stavo Ha infatti scritto anche un libro, visto? stavo Ecco, Luana è sul guardando, sito e sta no, stavo guardando sbirciando. su È un libro Facebook, c'è una enorme. fotografia che appunto mi sembri Johnny Depp qua, addirittura. Ah sì, col cappello sembri Sì, Johnny. guarda, uguale, uguale. Anche io con i capelli sembro Johnny Depp. Sì, eh? Fabio. No, belle veramente le foto, veramente belle. Stavo guardando. Vuoi Torniamo a ti presto noi. un po' dei miei? Beh, guarda, io avevo i capelli lunghi, io non so quanto siano lunghi quelli di Claudio perché non li vedo, ma io pure avevo capelli lunghissimi e ricci Abbastanza, insomma. qualche secolo fa, più lunghi di quelli di Anna. Bene. Claudio, tu che vivi tra i cavalli e quindi in un ambiente particolarmente suggestivo perché sei in piena Proprio. fascia
Fabio, Fabio, vive tra scusa, i cavalli. in mezzo alla natura, no? Che c'è qualcosa già di magico di per sé, Sì. ok? E quindi tutti questi elementi, no? Che uno poi, voglio dire, quanto influiscono alla fine sulla produzione artistica? Cioè il fatto di Beh, il ritrovarsi in contatto con la quell'ambiente natura. e non in un altro. Tanto, Che dici? Può cioè, ad essere. esempio, se io prendo un file dove ho raccolto molti degli iscritti e cerco cicale, mi vengono fuori Vedi? una dozzina, cioè solamente con la parola cicale, per dire, che chiaramente in città non si sentono. Beh, certo che no. Da noi sì, eh. Da noi si Qui si sentono sentono. pure i lupi, veramente, qui dove siamo noi. Comunque, va bene. No, è vero, in effetti il contatto con la natura aiuta molto, comunque ti rigenera. Per chi è invece abituato nelle grandi città dove comunque vede soltanto palazzi e comunque smog, quando arrivi in mezzo alla natura, senti proprio un cambiamento totale di energia che ti aiuta. Se non sbaglio, a me è così, penso che sia un po' per tutti. Poi è difficile Sei una separare. Sì. pura pitra, senti che Cosa? Che dici? anche la FIFA, La FIFA? no, che la Federazione Italiana Gioco Calcio, Ah, che io è avevo quella che capito. organizza le partite, la paura. La paura? Beh, se ti trovi nel buio Certo. dei boschi da solo No, qualche se digiorno, ora. una. Io ho sempre camminato da solo quando ero naturalmente molti chili fa. Come quello è ricercato, lui non ricerca perché è ricercato, Fabio, da tutte le donne, grazie. Io. Lui ne ha Comunque, scritto ti dico, fiumi quando d'inchiostro. andavo da Dammi il solo, numero di queste che mi cercano perché mi faccio trovare io. Cioè, Fabio, fiumi d'inchiostro. Lui no. una volta c'avevo una rubrica, l'ho perduta, non l'ho più ritrovata. Questo si parla di millenni fa, naturalmente. E comunque dicevo che ecco, la natura è un altro punto dell'anima, ma ogni volta si gioca una grande battaglia, perché quando uno ha delle pretese di giungere al sublime, no? Il sublime fa paura, e fanno paura, ma se tu incontri pure oggi gli animali hanno ripopolato di lupi, cinghiali e cose. Tu vai là, tutto, mica sono sapragesci, Certo. Beh, sono certo. fratelli, Quanto l'ambiente influisce. non può sapere storia. E beh, ma l'abbiamo visto anche dalle foto. Abbiamo visto anche dalle foto prima che abbiamo mandato qui in onda di Claudio con Loretta e nella grotta lì nell'eremo. In effetti, sì, entrare in una grotta potrebbe Sì, incutere. sicuramente influenza. Nelle grotte ci andavo molti anni fa, solo con la corda, così, a forza di braccio, senza nessuno. Avevo una torcia infilata alla vita, così, per scendere, attraversare le pareti del fiume, alcuni fiumi. Ci sono delle grotte molto importanti nel mio paese. È comunque stata un'avventura, per poco ci lasciamo un po' la pelle. Comunque, la ricordo con piacere questa avventura qua, delle grotte, Noi delle montagne. Un tempo, dicevo. poi a giorni vi farò Io avere, intanto visto sono che alle prese con un po' di natura che svolazza. con Ecco, un che cos'hai? un Un po' di pipistrello. natura che Ah, svolazza. sì. No, Zanzare. magari è una cimice. Ah, Evocati da Claudio poco fa. pipistrelli mi Zanzare. sono simpatici, le cimici no. Anna, da te ci sono i pipistrelli? No, beh, sta al mare. Come dici? Ci sono i pipistrelli lì da Sì? te? I pipistrelli? Ma No. pipistrelli no. Sì, qualche volta la sera passano, Forse sono ma sono nottole. più i gabbiani. I I gabbiani. Vedi, gabbiani. vedi, No, la, sono più vedi, i qua, gabbiani, vedi quanto l'ambiente giustamente. poi, no? Influenza, A influisce 10 su. metri c'è il mare. Da noi forse è più facile I trovare pipistrelli, pipistrelli. però, ho vissuto anche in luoghi dove ci sono boschi, foreste, quindi Però da non sapete, scambiarli con le se nottole, perché uno lo comunque trovi anche in mare. in città
città, nel senso comunque nei paesini è più facile vedere nottole, che sono simili, sono un po' più piccolini, i Sì, pipistrelli sono quelli più sono grandi, piccolini, e allora esatto, sì, è saranno nottole. quelli che scrivo. A giorni poi vi farò avere, intanto a Claudia e a Loretta, che a Loretta l'ho promesso, per proseguire il discorso della Dea Madre, una parte del libro che sto per terminare, che è intitolato La stirpe del serpente e che traccia tutto un percorso storico attraverso le culture, quindi da quelle più Sì. antiche, partendo dai Sumeri, da tutta la documentazione che sono riuscito a reperire, Claudio, partendo dai Sumeri ed approdando nei posti più remoti della Terra. La cosa che mi aveva sorpreso era constatare che poi questo mito del serpente è il più antico in assoluto dell'umanità e che si ricollega al discorso della Dea Madre, Dappertutto, lo trovi in tutte le Senti, mitologie. tutte le latitudini. Quindi ve lo farò avere perché Loretta me l'ha Cioè, chiesto. scusa, Prego. il serpente nelle scritture rappresenta la salvezza. Quando il popolo ebreo attraversava il deserto, allora Sì, Mosè. Mosè dice: fatti un serpente, così quelli che lo toccheranno saranno salvati dal morto, perché questi gli avevano Ma mandato c'era, tutti certo, questi elementi, così. sì, Quindi è c'era un stato un significato, segno ma c'era. anche nelle antiche civiltà inca, cosa, e c'è qualcosa che li lega E si persone. ricollega Il anche al serpente discorso. piumato, Ma sì. guardate che queste sono quelle le storie più conosciute, cioè stiamo parlando del racconto biblico della Genesi in cui si parla del serpente Adamo ed Eva. Però quello che può sorprendere poi, andando ad analizzare il mito del serpente, che precedentemente a quanto riportato nella Genesi, ritroviamo la storia del serpente negli scritti sumeri. Gli Inca, per No, esempio. no, No, ancora parlo di prima, gli prima Inca della Genesi, gli sono. Inca sono molto più recenti, parlo di prima dei Sumeri e questo non vuol dire che il discorso del racconto che ritroviamo nella Bibbia sia quindi una copia di quello sumero, è che all'epoca i racconti viaggiavano oralmente e quindi tutte queste storie sulla mitologia legata al serpente che ritroviamo partendo Si sono, da una sì, latitudine tramandate. all'altra della Terra fino ad arrivare in Australia e nei posti più remoti, addirittura dove ci fu un personaggio dell'antichità, non mi ricordo se fu Aristotele, che diceva: voi potete trovare civiltà senza re, civiltà senza cose particolari, senza ricchezze particolari, ma non troverete mai viaggiando una civiltà senza templi o religioni o miti. E questa è una cosa straordinaria, che questo mito del serpente non lo ritroviamo ovunque. Non voglio fare pubblicità al libro, adesso no, però voglio dire che il discorso della Dea Madre si ricollega ai miti molto antichi del Certo, beh, la serpente, dea madre, scusa, dove la dea. la società matriarcale fu cancellata volutamente per lasciare spazio a quella Esatto, patriarcale. ricordiamo che la dea madre comunque è una credenza religiosa, appunto, ancora prima della preistoria, no? Ricordiamo Sì, appunto già nel i fenici, Neolitico, nelle varie i Fenici avevano popolazioni. Tanit, a Cartagine c'era Tanit, Ancora perché prima, nell'era certo. precolombiana, Assolutamente. nell'era Sì, precolombiana, c'era la dea conviene Nut in citare. Egitto. Ritroviamo la dea Nut, che è straordinaria che si Io vede questa donna nuda che è disegnata come una volta celeste con le stelle all'interno del corpo, sovrastante il corpo del defunto. E in se quel vogliamo caso. poi la Madonna, giustamente, perché ad esempio, prendiamo l'esempio di Pompei, diciamo, la religione era seguita anche col culto egiziano, c'erano molti dei, diciamo, chiamiamoli Era dei, quindi, una città sì. cosmopolita Ma Pompei, quindi c'erano nell'Egitto c'erano la tutto per comunità dei dire, copti, volevo dire semplicemente a Claudio erano che farò cristiani. avere anche a te, Claudio, questa parte di libro Volentieri. intanto, così intanto l'andate a spulciare con Loretta, e
E se volete, magari ci si può lavorare, perché Loretta diceva, magari un audio di fondo con una voce narrante sul percorso della Dea Madre che si ricollega a questa civiltà, perché la stessa Loretta faceva riferimento a Lilith, però non conosceva poi, non aveva affrontato ancora discorsi molto più ancestrali sul culto della Dea Madre. Ecco, Diciamo che i miti, oltre a quello molto importante di cui ti offro nel libro, quello che si occupa ogni studioso, naturalmente prende così, sin da quando l'uomo camminava ancora a quattro zampe, da quando ha scoperto il fuoco, il primo mito, il primo dio che è onorato è stato proprio il fuoco. Perché cominciò a dare la vita a questi, o prima del fuoco ancora, la pietra, qualche idolo strano, la pietra che gli faceva difendere, qualche arma dagli animali, insomma, tanto a ritroso se ne trovano tanti, idoli. Logicamente poi ci sono alcuni che Alicia? l'uomo Ah sì, abbiamo con la Alicia che sua aspetta. evoluzione ha cominciato a ricamarci pure una certa storia intorno, una bella costruzione che pure logica, E proprio in tema ovviamente di Sud America abbiamo Alicia che sta entrando. Hola Alicia. Alicia, non la vedo. tu me escuchas? No? Ok. E il discorso è poi, voglio dire, noi vabbè ci scriviamo intorno. Claudio invece le rappresenta in vivo, che credo che sia una cosa non tanto facile, poi quanto l'effetto delle luci. Io ho visto queste foto e sono straordinarie, quindi quanto le luci giocano e quanti altri elementi Certo. vanno a modificare poi, no? C'è la magia, lì è Beh, anche magia, è la arte. modella, Certo. chiaramente l'attore, chi interpreta il ruolo fa moltissimo, poi l'abito giusto, l'ambiente, le luci, chiaramente sì, non è semplice. Non è semplice, diciamo che con Loretta, insomma, ci siamo trovati bene da questo punto di vista e abbiamo messo anche molto meno tempo di quanto ci fosse se non ci fosse stata una sinergia così fluida. Hola. Alicia, non la vediamo. No. Il microfono è spento. Cioè, il microfono spento. Ci sente, ma non, se parla non la sentiamo. Estamos felices de tenerte aquí con nosotros, Alicia. No, no Accendi il está. microfono perché ce l'ha Hola. spento. Vabbè. Io vedo che ha il So che Fabio ama microfono il chiuso. cinema, perché Fabio ha realizzato dei video ultimamente e ne ho visto uno io su YouTube in particolare, poi Ah, tranne quello che hai dovrebbe. mandato a noi qualche tempo fa, qualche settimana fa, dove più che altro era un monologo con uno sfondo musicale. Però tu hai realizzato un video, l'ho visto io qualche giorno fa, guarda che io vado a vedere tutto, vedo tutto, so tutto. Quale video parli? Ho visto in video su una pagina in particolare dove c'erano dei provini e un video da te realizzato quasi un anno fa. Oh, eri tu nel Ah, video? sì. Eri tu, Sì. eh? Ed era bellissimo. Sì, ero io. Quindi vedi che poi alla fine si è poliedrici quando si è artisti, no? Io ho visto anche nelle foto di Claudio con la chitarra, quindi vedo che anche a lui piace suonare, quindi poi alla fine uno canta, suona, scrive. Io mi sono Un po' cimentato. di tutto, sì. Certo. Vero o no? Io mi sono cimentato No, in come. realtà Non ti sento. mi senti già? Adesso sì. Ok, no, in realtà quella della chitarra, come dire, è un po' un falso scenico, nel senso mi trovavo in una casa, non so neanche dove, avevo questa chitarra, sono stato Vabbè, però vabbè, ha quella così. funzionato, è La acchiappante, sua, no? non Sul sito, con i la sua. capelli lunghi, la chitarra, no? È bellissima quella foto.
Bellissimo, veramente. Fabio ha i cavalli, quindi magari si potrebbe andare pure da lui a girare qualcosa uno di questi giorni. Oltre a questi oggetti Ma volanti che uno di questi girano. giorni è un po' Beh, un po' difficile, difficile. però. Uno di questi giorni sarà difficile. Io mi sono cimentato come regista anni fa con la collaborazione di Luana in qualità di scenografa e con l'attrice Valeria Zazzaretta che ha fatto Don Matteo e tante altre cose carine. All'interno di Caffè Sant'Angelo in cui interpretava la Beatrice Beatrice Cenci. Cenci, l'ultima notte di Beatrice Cenci. È stato straordinario perché siamo entrati in questo Caffè Sant'Angelo a Roma in piena visita dove c'erano migliaia di persone, riuscire a filmare in pochi attimi in cui non ci fosse nessuno in ogni ambiente dove ci ritrovavamo a filmare, è stata veramente un'impresa. Poi vedi il filmato, il cortometraggio. E in tutte le sequenze praticamente non c'è nessuno tranne l'attrice. Dici, ma quando mai Caffè Sant'Angelo è stato così vuoto? Invece non era vuoto affatto, tant'è che Luana doveva litigare con i cinesi e i coreani che volevano riprendere l'attrice e scansare Luana mentre filmava. E quindi è stata una cosa veramente straordinaria. Me la ricordo come un'esperienza bellissima. Vero? Sì, molto, veramente. Sì, anche perché comunque è stato poi il primo incontro con Valeria, sta per scadere qui. E sì, beh, un conto avere tutto un set a disposizione per fare queste riprese, un conto insomma ritrovarsi in un ambiente circondato da turisti, giustamente. Allora, siccome abbiamo 10 minuti e poi è finito, Sì, quindi esatto, siamo in sfruttiamoli conclusione. bene. Insomma, se volete leggere qualcosa, Se avete una se Anna in poesia, particolar una. modo che sia stata lì parcheggiata. Leggici qualcosa di bello sugli uomini Ma piuttosto. tanto è anche bello ascoltare. Si Scusa, si parla apprende di donne per tanto. una volta, facciamo parlare donne o Una donna. comunque. Appunto. Una donna. Allora, vi leggo qualcosa in Ecco, napoletano. va bene. Una poesia primavera. Un Con due M, attimino che la prendo. primavera. 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 Vediamo qua. Un attimo, perché io devo Mi sempre dispiace invece che non scorrere. siamo riusciti ad avere in collegamento con noi dalla Colombia, perché mi Beh, sì. scriveva fino a poco fa, adesso mi Carlos. scrive Hola, Hola tesoro mio, dove sta Donde estás, Carlo? Carlos Morales? Dove stai? E io gli ho scritto più volte il Allora. collegamento, sarà per la prossima volta. Vai con la Problema poesia, con la. che mancano pochi Vai. minuti. Manda Anna. Vai, Vai, Anna. Sì, vai. No file viente. Ricama din dall'aria na dore primavera, na chiantudella s'arrampica stupala. Da puressa, nu sciora che sta vita. Na viola appena asciutta, scuppata a miezze foglie, colora si puro poco nu piezze e chi stupriato. E margherite anche se sono imbriacate, co cor tinte e vino rallegrano stuparato. E rame doce rase se son vestute a festa. O pesca innamorata, a rapre sciura o sole. Quando arriva aprile, è musica poco. O grano verde e speranza, secondo lei o vento, aspettano abbondanza. Ancella, a ogni foglia tenono un pendente. Ma pare una maronna che offre con l'offerta dei credenti. Soltanto i ciuri che addobbano sta terra per festeggiare l'arrivo di sta creatura. Guardate quanto è bella. Arriva ogni volta che ne è vita. Rire e sa me, scusatemi, rire e sa mena e semina una gioia che scoppia dentro cuore a ogni primavera. Ecco, vabbè, io Volete che la traduca, però non ha la commento, stessa. non commento perché io ho capito un Si potrebbe anche 30%. musicare. No, Bellissima, Mario ha guarda. capito tutto, Grazie. sicuramente. Te la posso leggere in italiano, ma non ha lo stesso Allora, volume. no, guarda che è qualcosa che va oltre. Il napoletano è la lingua Non si può mondiale. tradurre Allora, Fabio e Mario, a... è la mancano pochi lingua minuti. Se mondiale. avete una poesia da leggere, fatela ora perché mancano pochi minuti. Fabio e Mario. Chi l'ha trovata per prima, vada. Ecco. Allora, io faccio il poeta.
Ferisci il poeta di un estetico stio, e scuro vedrai il suo sangue fluire sul bianco verginio dei tuoi sogni. Il vero poeta, sai, è così facile da ferire, ma quasi impossibile da abbattere. I suoi voli, oltre portata, solo a tiro di vertigine, hanno stoccato gli fioretti estrosi per colpire profondo e recidere i fili che degli uomini impediscono i sogni. Che bello, finalmente un tributo ai poeti. Vai Fabio perché ho paura che poi finisca la diretta. Una poesia in tema, notti d'estate. Ah, bellissima, quella che abbiamo pubblicato sulla rivista. Sì. Notti accese come lanterne affollate di falene. Notti che entrano dalle finestre aperte come un grande mare scuro, navigato dallo spiro delle fronde, profonde e a fior di pelle, accese e quiete, flutto di candela. A piedi nudi sui balconi, dove l'estate risacca queste notti di raso, glitterate di grilli che pettinano il silenzio, trillanti di luci, cariche di tigli e di vento. Istantanee di verande flesciate sulla pellicola nera perfetta. Notti benzinate di fieno fresco, sudate di sogni folti. Si appiccica alle ali, inquieta l'aria di seta. Bene, io la Bello. conoscevo Sono perché bella. i Si è saluti. scordati di zanzare. Andiamo con i saluti. Intanto Quest'anno non ce non ci stanno, beh, infatti neanche qui. Grazie Claudio di essere stato con noi, di averti conosciuto e poi ci risentiamo n'è. tra No, domani e grazie a voi. ci risentiamo tra domani e dopodomani, ci facciamo questo scambio di info, vediamo Loretta quello che vuole fare. Sei benvenuto qui, noi saremo qui anche domani mattina alle 10 con pausa caffè, tutti i venerdì mattina dalle 10 alle 11, sono due rubriche settimanali, giovedì e venerdì, una la sera e una la mattina. Anna, concludi tu se vuoi. Cosa vuoi che dica? Dico che è stato un bel incontro, ho ascoltato volentieri tutti voi e Pure a ci noi. sentiamo domani mattina alle 10 con pausa caffè. Esatto, Chi brava. c'è e chi non c'è ci sarà. Con un buon Lo caffè. Se non ci sono, sono al bar che sto bevendo il caffè, che devo andare a prendere la macchina che è dal meccanico. Guarda, guarda. Capirei, io lo bevo pure prima di andare a dormire. E poi abbiamo detto poche settimane fa, si parlava di aneddoti sugli scrittori, che Honoré de Balzac beveva almeno 50 caffè al giorno. 50 Ah, caffè al giorno. è alto lui, Hai non ne capito? bevo neanche mezzo. Io me lo immagino sto Incredibile, Loret de Balzac come un'allergica. stava, cioè secondo me questo era proprio no, non lo so. Veramente si è espresso bene, però. Oh, si metteva da Si è vicino a un espresso bar, bene. Ha ti scritto passavano, 200 opere in passavano, dicevano. 10 anni, quindi immagina come stava. Chi lì si faceva mai i caffè? E perciò Parlava ha di chi si scritto pagava, 37 E poi opere. era caffè Non francese, non era il capisci niente. caffè napoletano italiano, cioè un Honoré de No, Balzac, ma ma chi lo faceva quello che parlare, era di caffè, chi? era Era acquitto, magari. e vabbè, Comunque. salutiamo tutti, Bene, ringraziamo tutti per abbiamo essere. 2 minuti. Chi è che vuole aggiungere qualcosa? Claudio, a te. Beh, io intanto vi ringrazio, Gian, insomma, di questa opportunità e ringrazio sempre Loretta di questo progetto che abbiamo intrapreso insieme e speriamo, insomma, che In il bocca al percorso lupo. vada avanti, crepi il lupo e speriamo, Viva insomma, il alla... lupo! Viva il lupo! Viva il lupo! Adesso si Viva il dice viva il gatto! lupo perché stare nella bocca del lupo si sta al riparo. Dice Certo. così, no, ha visto un lupo che può... Non Ciao, si sa Maria. mai, non si sa mai. Si sa mai. Va bene, stava dicendo, abbiamo interrotto. Grazie a No, e tutti. niente, dico, spero insomma che il progetto vada avanti e che insomma si aprano nuove strade. Sicuramente sì. E sia. Va bene.
Grazie a tutti, Grazie a tutti, buonanotte. buonanotte, Buona a domani tarde, mattina. bonne nuit, Grazie, au revoir. buonanotte a tutti. N'oubliez pas de vous Buonanotte, inscrire grazie, avant de scusate. partir. Domani mattina alle ore 10 con pausa caffè. Esatto, a Bye. domani. Un vero caffè napoletano domani alle 10. Ciao a tutti, buonanotte. Alle 10, ciao, Buonanotte. ciao, buonanotte. Ciao.